Passato l'equinozio di primavera, le notti progressivamente si accorciano e diminuisce di conseguenza il numero di ore durante le quali è possibile scrutare la volta celeste. Al contempo, però, le temperature miti che contraddistinguono la stagione primaverile consentono e invogliano a rimanere all'aperto coi binocoli e telescopi a osservare ciò che il cielo ci mostra. La costellazione zodiacale che domina le notti primaverile è quella della Vergine, la seconda per estensione. La costellazione della Vergine si trova tra il Leone e la Bilancia. Gli antichi videro la Vergine come una spigolatrice, con in mano una spiga di grano recisa. La stella più luminosa della Vergine è la bianco-azzurra Spica, facilmente rintracciabile prolungando la curva che va dal timone del gran carro verso Arturo, la stella rossa nella costellazione del Bote, cioè il Bovaro e il Pastore. Il Bote e la Vergine sono due costellazioni che in passato scandivano per gli agricoltori i periodi della mietitura e della vendemmia. Secondo alcune tradizioni mitologiche, la Vergine rappresenta Cerere, la dea del grano, secondo altre diche, la dea della giustizia. La Vergine è situata in una zona del cielo lontana dalla striscia luminosa della Via Lattea e questo permette di osservare più facilmente il superammasso di oltre 2000 galassie che essa comprende. L'ammasso dista circa 50 milioni di anni luce dalla Terra e si estende nella costellazione confinante della Chioma di Berenice. Sebbene un ammasso di oltre 2000 galassie possa sembrarci un qualcosa di imponente, in realtà non è nulla se confrontato con la maestosità dell'universo a noi conosciuto. Una delle galassie più vicine e facili da osservare è M104, detta anche galassia Sombrero. La sua magnitudine è tale da essere facilmente visibile con un binocolo. Ha una forma appiattita con un rigonfiamento centrale e sono ben visibili le nuvole oscure del disco. Un altro oggetto estremamente interessante, anche se difficile da osservare con modesti telescopi, è NGC 4522. Questa galassia è in rapido movimento all'interno dell'ammasso della Vergine, ad oltre 10 milioni di chilometri all'ora. Ciò provoca forti venti in direzione opposta al moto della galassia, venti che tendono a disperdere il gas e la polvere, riducendo la capacità della galassia stessa a generare nuove stelle. Recentemente, le immagini inviateci dal telescopio Hubble ci hanno rivelato la presenza di un certo numero di ammassi di giovani stelle nelle strisce di gas fuoriuscenti da NGC 4522. Quando nel 1781 Messier osservò l'oggetto numero 87, lo definì una nebulosa senza stelle. Non poteva certo supporre di trovarsi in realtà di fronte a una galassia a dir poco sconcertante, contenente qualche centinaio di miliardi di stelle. Nel suo centro, le osservazioni compiute con Hubble e con il complesso del Very Large Telescope hanno rivelato la presenza di un nucleo di gas e polveri in rotazione ad elevatissima velocità, oltre alcune centinaia di chilometri al secondo. Da ciò, gli astronomi hanno dedotto la presenza di un buco nero supermassivo di massa pari a 2-3 miliardi di volte quella del Sole. A causa dell'intensa radiazione emessa dal suo nucleo, M87 è definita come una galassia attiva. Anche grazie agli studi compiuti su M87, gli astronomi hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione tra la massa di una galassia e la massa del buco nero presente al suo centro. Tuttavia, ancora oggi, il perché esista tale correlazione resta un mistero. In questo periodo, la costellazione della Vergine è interessante anche perché in essa sta transitando Saturno, ben visibile vicino a Spica per tutto il periodo primaverile. Saturno, con il suo complesso sistema di anelli, è sicuramente uno degli oggetti più affascinanti del Sistema Solare e rappresenta il secondo pianeta in ordine di grandezza dopo Giove e il sesto in termini di distanza dal Sole. È un gigante gassoso costituito prevalentemente di idrogeno e in minor parte di elio. Saturno fu osservato da Galileo nel 1610. Egli però non riuscì a comprendere la natura di ciò che circondava il pianeta. Dovette passare ancora una cinquantina di anni prima che Huygens intuisse la presenza di anelli attorno al pianeta e ne individuasse il suo più grande satellite, Titano. Oggi sappiamo che gli anelli sono composti per lo più da piccoli oggetti ghiacciati, la cui grandezza varia dal micron al metro, e organizzati secondo strutture complesse di forma pressoché piatta, con uno spessore medio dell'ordine di 10 metri. Poiché l'asse di rotazione di Saturno è inclinato rispetto al suo piano orbitale, anche gli anelli risultano inclinati. Per tale ragione, l'inclinazione apparente osservabile dalla Terra dipende dalla posizione di Saturno lungo la sua orbita, che ha un periodo di circa 29 anni.
La massima visibilità degli anelli dalla Terra si ha durante i solstizi di Saturno, cioè circa ogni 15 anni. Durante gli equinozi, invece, gli anelli, assumendo una posizione di taglio, progressivamente svaniscono fino a diventare invisibili. Anche se gli anelli sono poco visibili, durante gli equinozi di Saturno si sono potute osservare su di esso splendide aurore boreali e australi, che evidenziano da un lato la presenza di un intenso campo magnetico attorno al pianeta, dall'altro una leggera anisotropia di tale campo magnetico, che è risultato essere più intenso al polo nord rispetto al sud. E tutti gli altri pianeti dove sono? Curiosamente, la primavera 2011 è un periodo decisamente povero per l'osservatore planetario. I pianeti classici, infatti, sono strettamente raggruppati nel cielo del mattino e tra la fine di aprile e la metà di maggio andranno incontro a una bellissima ma difficile serie di avvicinamenti e congiunzioni. La più notevole interesserà Giove e Venere, gli astri più splendenti del cielo dopo la Luna, che il 12 maggio costituiranno una sorta di spettacolare stella doppia affiancata dal più debole Mercurio. Il tutto sarà visibile poco prima dell'alba, verso est, meglio se con l'aiuto di un binocolo. Infine, diamo un'occhiata alla Luna, o meglio, vediamo in che giorni la Luna non sarà visibile, favorendo così l'osservazione degli altri corpi celesti. I periodi di luna nuova si collocano nei giorni a cavallo tra un mese e l'altro. Nel mese di aprile, la luna nuova cadrà il 3. A maggio pure il 3, infine a giugno il 1. Questo è tutto per ora. Arrivederci a luglio per una nuova puntata di Occhio al Cielo e cieli sempre sereni.